Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Daniele Danzu. Sono passate le vacanze, 10 giorni in Puglia, infatti sono un po' abbronzato e finalmente ragazzi sono di nuovo qui per registrare e fare questo gameplay che non vedevo l'ora di fare su The Sims 4 Vita in campagna. Adoro. Allora, raga, io vabbè, a parte benvenuti a Enfold and Bagley, e questa è la casetta che ho scelto per i nostri protagonisti. L'ho scaricata dalla galleria, l'ho giusto modificata di forse qualcosina. E ragazzi, guardate un po'. Sta nascendo, diciamo, il sole, c'è l'alba, siamo in un bellissimo quartiere, secondo me. Tra l'altro, qui c'è una casa che andremo a visitare subito subito. Questa casa, ragazzi, appunto, come vi dicevo, l'ho scaricata in galleria perché è abbastanza piccolina, ma nello stesso tempo c'è lo spazio necessario. E poi fuori c'è questo enorme, enorme giardino e qui già abbiamo le prime cose che andremo a vedere oggi. Oltretutto, raga, vi faccio vedere al volo la casa perché poi voglio giocare con voi. Metto play così i nostri protagonisti, che ora vi andrò a presentare, iniziano comunque a svegliarsi. Abbiamo una grandissima sala, soggiorno, sala, una parte anche dove potremmo fare una sorta di studio qualora ne abbiamo bisogno. Qui c'è una cameretta, la cameretta della nostra bellissima e stupenda Amelia, adoro. E poi ragazzi, qui abbiamo un bagno molto grande dove la nostra Amelia è in bagno per l'appunto, e poi abbiamo la camera di questi due giovanotti bellissimi che non vedo l'ora di arredare. Allora ragazzi, i nostri protagonisti sono appunto due uomini, ovviamente gay. Ho deciso finalmente di riportare una famiglia totalmente LGBTQ+ all'interno del mio gameplay, e abbiamo il nostro Romeo, o Romeo, o Romeo, come volete chiamarlo, che è un po' grassottello ed è in tenuta, questo vestito è di questa nuova espansione, anche i suoi capelli, biondissimo, un po' grassottello. Questa è Amelia, che sta parlando appunto con il papà e chiede: ho ricevuto un regalo che mi sembra stupido e vorrei scambiarlo con un amico o restituirlo. Posso farlo? Quel regalo era per te, mostrati riconoscente. Certo, dallo a qualcun altro. No, quel regalo è per te, mostrati riconoscente. Dicevo, questa è Amelia. E poi abbiamo il nostro, diciamo che lui è un po' il protagonista principale, ma semplicemente perché ha il, come dire, l'aspirazione, che ora vi faccio vedere. Questo è il nostro Danny. Adoro, un po' mulattino, il papà, diciamo, dal quale è stata concepita la nostra Amelia, mentre diciamo che Romeo è arrivato successivamente e ha ovviamente adottato la nostra Amelia, quindi ha riconosciuto come sua figlia la nostra Amelia. E qui abbiamo appunto Danny, che ha anche lui i capelli, una nuova capigliatura di vita in campagna che io devo dire adoro e penso che sarà quella che utilizzerò di più sui Sim, diciamo di colore. Come vi dicevo, il nostro Danny, che come personalità è corretto, ama l'aria aperta, collezionista e appassionato di animali, ragazzi, gli ho messo questa aspirazione che è custode di campagna, che poi andremo a vedere pian piano, magari oggi già andiamo a fare qualcosina. Mentre il nostro Romeo, gli ho messo asso della pesca, dato che comunque come aspirazioni ne hanno aggiunto solo una e mi piaceva comunque qualcosa di naturale. Anche lui ama l'aria aperta, è un po' goffo, infatti lo vedete, è anche un po' grassottello, ma aspettate perché qui c'è un coniglio, topo da biblioteca, e io farei andare amante degli animali, Danny. Adoro, 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 socializza, accarezza coniglio selvatico con entusiasmo. Ragazzi, c'è il primo coniglio! Adoro, ma è stupendissimo! Ma patatino! No, ragazzi, è bellissimo questo coniglio, maculato! Raggiungi la votazione aperta, non ce ne frega niente. Amo, devi perché non puoi? Vai qui. Ok, c'è un problema di aspettate, c'è un problema strutturale, secondo me, che secondo me è questa qui. La mettiamo qui, vediamo se va. Aspetta, vai qui.
Ok, può andare. Era un problema di... Ok, Amelia si trova a scuola, tra l'altro molto meglio. Guardate, il nostro Danny è stupendo, ragazzi. L'ho vestito benissimo. Socializza, accarezza coniglio selvatico. Ragazzi, ma fin da subito troviamo i conigli. Adoro. Ok, direi che non è proprio socializza. Racconta una barzelletta alla portata di frutti. Adoro alla portata di frutti. Vediamo se accetta un po' le nostre... Coniglio selvatico, giovane adulto, sconosciuto. Ok, possiamo regalare qualcosa? Dai il regalo, dai il pasto vegetariano, cena a base di tacchino di tofu. Adoro, cioè, trattato subito benissimo. Vieni, vieni, vieni a mangiare, amore, bellino. Socializza, mostra una movenza di ballo. Vediamo il nostro Danny che è anche una macchina da ballo, lui mi sa. Adoro, adoro. Acquisita l'abilità di ballo. Ah, apprezzato. Spettacola sul coniglio floreale. Ok, scusate, mi è uscita qualcosa che era visita i quartieri di Finchwick Oldwick. Ok, socializza con una volpe, un coniglio o un uccello 5 volte. Beh, lo possiamo fare benissimo. Socializza. Spaventa, insinua. No, racconta una barzelletta. Ancora, vediamo se riusciamo, ragazzi. Regalare, no. Socializza. Racconta una barzelletta. Là là. Ragazzi, ovviamente il nostro Romeo è molto molto romantico, già ve lo dico, è la parte romantica della coppia, però fai fichi fichi con Romeo. Infatti Danny è un po' la parte passionale. Non dare colpetti al coniglio, adoro, vabbè, festività, coniglio comico. No, ma noi, scusami, amo. Cioè, non è il momento di socializzare con te. Vieni qua e non rompere le palline. Molto bene, abbiamo a che fare con un coniglio, quindi direi che... Socializza, proviamo ad accarezzare. Secondo me è ancora troppo presto. Qui c'è una chiamata. Che cos'è l'amore? Oggi nel banco di Amelia abbiamo trovato una lettera d'amore, mai spedita e diretta a uno dei suoi insegnanti. Niente di scandaloso, ma abbiamo pensato di fartelo sapere. Molto bene. Vediamo, ci proviamo? Patatino, si è fatto amore, ma troppo bello! Troppo bello, si è fatto coccolare. Molto molto bene. Ok, allora proviamo di nuovo. Socializzare, racconta. Parla della lanugine. Adoro. Ragazzi, non vedo l'ora di avere accarezza. Non vedo l'ora, ragazzi, di avere una mucca e un lama. Mostra una movenza di ballo sperando che accetta. Danny ha stretto amicizia con un coniglio e ora può acquistare una dimora per conigli selvatici. La trovi nella modalità costruisci sotto attività all'aperto. Beh, ragazzi, allora io direi scusate se mi... Cioè, siamo al primo episodio di questo gameplay e già abbiamo sbloccato questa cosa. Io adoro esterni, cucinare all'aperto, giocattoli, attività all'aperto. No, capanno. Dimora per conigli selvatici. L'abbiamo sbloccata, ragazzi. Adoro. Adorissimo. L'andiamo subito, subito a mettere qui. Anzi, ti dir. Sì, dai, la mettiamo all'interno. Mi piace, mi piace. Per ora la mettiamo qui, che non fa male. Adoro, ragazzi. Ma l'abbiamo già subito fatta, sta cosa. Comitato di benvenuto. Allora, aspetta. Chiedi aiuto per il giardinaggio, chiama da te, socializza, regalare, discuti dei pericoli dei batuffoli di polvere. Non voglio capire qui se possiamo assegnarlo. Dai un nome, prova a stanare i conigli. No, dimora per conigli selvatici. Devo capire se appunto questo coniglio verrà poi a vivere. Ok, stiamo conoscendo. Invita i vicini ad entrare. Questi ragazzi, presentazione rispettosa, sono i nostri vicini, che sono anche i sim preimpostati e messi dal gioco. Qui abbiamo lui che si chiama Thomas Watson e Cecilia Kang. Assolutamente dobbiamo ringraziare per la presenza, dobbiamo stringere amicizia con i nostri. Fai il baciamano, ma che amo. E poi ringrazio per la presenza di nuovo. E poi magari venite qui, siediti e chiacchiera qui. Lui cosa sta facendo? Soprattutto, eccolo il coniglio. Qui c'è un buco, raga. Comunque vorrei anche acquistare un cane, un gatto, perché parla delle verdure. Adoro. Sono felice che abbiamo occasione di chiacchierare. Tu dedicati al coniglio, decisamente. Azioni. Blocca la visuale, centra la visuale sulla dimora. Ok,
Ok, abbiamo la dimora del coniglio, che è quella praticamente. Dai un nome a coniglio selvatico. Oddio, si chiamerebbe Paco. Ma va bene, infatti. Oddio, ma questo è un altro, raga. Chiama da te coniglio selvatico, centro alla visuale. Ah no, aspetta. Fiocco. Fiocco e Paco, ce ne sono due, ragazzi. Adoro, abbiamo due conigli. Molto bene. Molto molto bene, tu vieni qui e visto che ti trovi, presentiamoci. Presentazione rispettosa, dato che lui comunque è una persona corretta, se non erro, giusto? Sì, corretto, adoro. Adorissimo. Acquista una mucca, un pollo o un lama nel tuo lotto di residenza e poi visita i quartieri. Infatti, andremo sicuramente a visitare un po' i quartieri. Voglio stringere amicizia con sì, i PNG. Non sono PNG, questi sono proprio i sim di questa Enfield and Bagley. Ma soprattutto, ragazzi, dovremo anche stringere amicizia con entusiasmati per gli oggetti. Dovremo stringere anche appunto amicizia con i PNG, perché i PNG ci daranno la possibilità di fare proprio delle sfide, delle missioni. Chiedi degli hobby, che sempre ringrazio della presenza. Molto bene. Lui deve mangiare e anche lui in realtà, quindi potremmo aprire, perché avevamo questo qui. E riponi, chiama il pasto grandioso, vai, così diamo anche da, diciamo, mangiare ai nostri vicini. Chi è lei? Rami Watson, sarà la moglie? Presentazione rispettosa, presentiamoci. Presentazione rispettosa. Adoro! Tra l'altro, ragazzi, a parte queste due famiglie, perché loro hanno un sacco di figli, lei è da sola, ci sono altre due famiglie preimpostate del gioco e praticamente c'è una coppia gay anziana, però io non vedo l'ora di andarla a conoscere, a fare proprio le presentazioni della nuova generazione con la vecchia generazione LGBTQ+ di Enfant and Bagley. E poi c'è una coppia, se non erro, di colore, che devo ancora capire la loro descrizione, non l'ho ancora letta. Comunque, adoro, ringrazio per la presenza. Qui ho presentazione divertente. Va bene. E lei, ci siamo presentati. Presentazione rispettosa. Vediamo un po' se riusciamo a presentarci. Sì, ci siamo presentati, ma io con il nostro Danny. Lui è un po' annoiato, ragazzi. Discussione noiosa. Amo, tutto a posto. Ringrazio per la presenza. Io con il nostro appunto Danny. Ok, qui ci sono. Dai un nome alla dimora per conigli selvatici. Prova a stanare. Questo è Fiocco, ragazzi. Il nostro coniglio pazzesco. Socializza. Scusami. Ricopri Fiocco d'amore, raga. Mi piace troppo. Raccogli cresci frutti, raga. Vendi cresci frutti. Allora, questo io lo vendo un attimo. Vendo tutto, ma il crescifrutto mi sa che... A cosa serve il crescifrutto? Un albero che produce crescifrutti, quali sbocciano soprattutto durante la sfida del crescifrutto. Vabbè, di stagione. Tra l'altro, raga, questo è l'ultimo giorno di autunno. Entreremo subito in, diciamo, in inverno. Il che mi mette un... Vendi crescifrutti. Può andare? Sì, sta andando. Lui sta chiacchierando con i nostri vicini di casa. E poi, ragazzi, ovviamente andremo ad attivare anche le sfide del lotto, ma con calma, nel senso, estirpa le erbacce, innaffia, sradica la pianta, perché sinceramente, raga, non abbiamo il bidone. Molto molto bene. Non è che non lo volevo, però voglio fare le cose con calma, non voglio barare, anche perché i soldi loro vivranno di questo, ragazzi, di una vita di campagna praticamente. Allora, lui sta bene, il comitato di benvenuto sta per terminare. Ringraziamo la presenza. Ringraziamo la presenza ancora una volta e poi anche qui ringraziamo la presenza. Ci sta che magari possiamo appunto. Loro mi sa che stanno insieme comunque. Io non è che voglio dire flirta così. Chi dice single? Comunque io credo abbiano aggiunto anche un po' di Danny è sposata.
ha preso per anni, è sposata con Tom, con Thomas, adoro. Oddio Thomas della Legacy Challenge. Ovviamente ragazzi, se siete nuovi vi invito a iscrivervi al canale ed attivare la campanella per rimanere aggiornati, mettere mi piace, eccetera, eccetera, e seguirmi su Instagram soprattutto. Comunque la nostra Amelia vestita di tutto punto, guardate quanto è bella, adoro, forse dovremmo andare, ti diamo di nuovo il benvenuto, molto bene. La nostra Amelia la lasciamo un attimo da parte e continuiamo ragazzi oggi a giocare con il nostro Danny, perché voglio viaggiare ovviamente. Voglio viaggiare e voglio capire anche Anthon and Buckley, che spero lo stia pronunciando anche bene. Di che no, ma non tutti. Non volevo, vabbè, poi li rifaccio. Allora, questa casa in realtà che abbiamo vicino è una casa vuota. Poi a fianco abbiamo la nostra Cecilia. Qui abbiamo la famiglia Watson, che ha 3 figli, ragazzi. E poi qui c'è una casa in affitto che è ancora... che è molto carina l'idea che mettono le case in affitto per le vacanze. Moody e Macmillan sono la coppia gay che vi dicevo, mentre in città vivono gli Scott, che dovrebbero essere i proprietari di la breccia dell'Ognomo. Poi ci sono delle case vuote, eccetera, eccetera. Abbiamo anche un parco dell'Isola di Volpe, eccetera, eccetera. Andiamo alle braccia dell'Ognomo. Andiamo alle braccia dell'ognomo, seleziona sim con cui viaggiare nessuno, per l'appunto. Andiamo alle braccia dell'ognomo perché voglio anche vedere un attimo il centro cittadino. Poi ragazzi, ovviamente nei prossimi episodi ci dedicheremo maggiormente ad ogni parte di questa espansione. Sarà un gameplay che secondo me durerà un bel po'. Guardate chi c'è, tra l'altro, Valerie Forrester, adoro. Abbiamo anche... visitato l'altro quartiere. Qui c'è questo bar, ragazzi, e quindi io direi anche di fare subito la conoscenza di Sarah Scott, che è la proprietaria, scusate, sì, proprietaria del pub. Questo è un pub. Ordino una bevanda amichevole, presentazione rispettosa, ragazzi. Visto che ci troviamo, io direi che possiamo assolutamente. Prenditi cura di te, mentre tu, ti dirò, socializza con Rami Watson. Olè. Facciamo la nostra presentazione a Sarah Scott, perché non fa mai male. Buffo, fai un'imitazione. E poi volevo anche capire, offri aiuto a sbrigare delle commissioni, quello che vi dicevo prima. Chiedi della carriera. Presentiamoci comunque in città, ragazzi. Questo pub è molto bello, vedete, sono venuti tra virgolette anche con noi Cecilia e Thomas Watson. Cecilia tra l'altro c'ha una storia molto particolare, perché ha avuto un flirt, non ho capito benissimo con chi, e loro è più felice per i sim taccagni, però ha avuto un flirt e poi si è trasferita appunto qui nella campagna. Questo è il centro, diciamo, cittadino, ma come vedete non ci sono palazzi, ma sono solo casette un po' così. E poi qui è tutto lo spazio dove avverranno le varie fiere. Qui ci sono anche dei terreni coltivabili comunitari. E qui ragazzi abbiamo un sacco di roba. Allora innanzitutto qui si può fare proprio la spesa, che è una delle cose che adoro di più. Compro articoli nel negozio alimentare, voglio vedere. Basta chiacchierare, andiamo qui. Non so chi è lei. Kim Goldblum, proprietaria del negozio di alimentari. Adoro, così la conosciamo. Dov'è il nostro... chi è lui? Justin Delgado, ma perché c'è The Tom Bor? Vabbè, adoro. E poi invece dall'altra parte c'è lo stand, diciamo, dei Campbell Bottom, che adoro, anche loro, il ritorno dei Campbell Bottom. Alta cucina, volume no. Anguilla lupo, anguria piccola, che io direi di acquistare subito, perché sono fra gli ortaggi, comunque la frutta, anzi scusate, l'anguria, che voglio assolutamente coltivare. Avocado, senza ombra di dubbio. Bottiglia di latte, ne acquisterei uno. Carne bianca, Chocobac, un frutto che sa di cioccolato, io direi di acquistarlo. E poi direi anche una cipolla. Via, acquistiamo un po' di roba, ragazzi, perché come potete vedere c'è veramente un sacco. C'è il formaggio, c'è la farina, la foglia a fuoco, frutto con aculei, c'è veramente di tutto e di più. Poi andremo pian piano, vedete, possiamo acquistare le uova, l'uovo verde, lo storione.
Ci sarà da divertirsi, raga. Io intanto acquisto queste robe che mi serviranno anche per far partire. Grazie di aver fatto acquisti nel nostro negozio di alimentari. Siamo lieti di fare affari con te. Buona giornata. Molto bene. Dicevo, questi saranno anche tutte quelle robe che ci permetteranno di attivare l'abilità di giardinaggio e quindi iniziare poi a coltivare e a rivendere tutti i nostri prodotti. Vendi articoli, compra articoli nel negozio anche della Compro Bottom. Io direi che possiamo anche in realtà fare una presentazione rispettosa. Il Festival delle Spezie, che però in città è il Festival delle Spezie. No, a noi interessano i festival che avverranno in questo luogo. E tra l'altro qui potremo leggere anche quali festival. Ovviamente, raga, non faremo tutto oggi, ma nei prossimi episodi. Vi ricordo tra l'altro che uscirà un episodio il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Quindi avremo 3 episodi alla settimana. Vedete, c'è l'ananas, ancora bacche, ci sono varie robe. Conserva di melanzane, non vedo l'ora di farlo. Il dolcetto proteico che servirà per gli animali, fagioli di soia, c'è veramente un sacco di roba da fare, ragazzi. Ci sono anche i libri di giardinaggio, la lana, adoro, non vedo l'ora. Compriamo qualcosa comunque anche qui, visto che ci troviamo. Direi super vitalità, fertilizzante, fiori base, no, farei un fertilizzante crescita veloce, vai. Da 20, anche perché ragazzi i soldi stanno tra virgolette diminuendo e noi dobbiamo vivere di questo. Comunque lei è proprio la Agnes Camplebottom, che ovviamente è furente, ragazzi. Va bene, allora io direi, ragazzi, che con questo episodio possiamo terminare qui. Io torno nella modalità, diciamo, del faccione. E niente, raga, io sono troppo felice di questa espansione, non vedevo l'ora di giocarla. Io ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale, a mettere un mi piace, attivare la campanella, commentare, fatemi sapere cosa ne pensate, se voi già ci state giocando con questa espansione, e soprattutto se siete nuovi presentatevi, diciamo, qui sotto, perché ho veramente tanto piacere a leggere le vostre presentazioni e i vostri commenti, anche di chi è nuovo nel canale. Io, ragazzi, come al solito vi mando un bacio dal vostro Danzo e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!